i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Buoni o cattivi? Gli esseri umani sono aggressivi per natura? Di Giuseppe Cacciaguerra. A sud del fiume Congo vivono dei nostri lontani parenti, i bonobo, primati assai simili agli scimpanzé, a dire il vero per molti anni ritenuti la stessa specie, se ne differenziano, in particolare, per l'opposto temperamento. Sono socievoli e pacifici. Frutto di un lungo percorso evolutivo? Forse sì. Certo è che all'interno di quelle comunità le femmine sono al vertice. Lì comandano loro. Si tratta infatti di una società matriarcale. Non sono aggressivi e non si fanno la guerra. La guerra invece caratterizza un'altra scimmia, quella nuda, ovvero l'essere umano nella celebre definizione di Desmond Morris. Riferendosi alla guerra, la storica Margaret Macmillan, in un suo fortunato e recente saggio, parla di aberrazione. Per la precisione, la guerra non è un'aberrazione, un evento da dimenticare il più in fretta possibile. Il fenomeno bellico, quindi, non sarebbe una sconcertante e disordinata deviazione dall'umano percorso, ma una sua costante. Di questa persistente presenza si proverà, molto sinteticamente, ad evidenziare l'aspetto della violenza, perché la guerra è, innanzitutto, violenza organizzata. Richiedendo una certa forma di organizzazione, quindi di pianificazione, si è ritenuto, fino a non molto tempo fa, che la guerra fosse una prerogativa umana. In realtà questo tipo di violenza, indirizzato ad altri esseri della stessa specie, appartiene anche al mondo animale. Il padre della polemologia, Gaston Bautul, ancora negli anni 50 riteneva che i soli animali che conoscono la guerra come la fanno gli uomini sono le termiti e soprattutto le formiche. Studi più recenti hanno dimostrato che pure il mammifero a noi più prossimo, lo scimpanzé ma non il bonobo, usa violenza e non solo ad alto livello all'interno della propria comunità, ma pure al di fuori di essa. Sull'umana e ancestrale bellicosità, le testimonianze archeologiche più datate riportano a circa 10.000 anni fa. In Kenya, presso Nataruk, è stata scoperta una fossa comune. I risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature nel 2016. La ricostruzione di quell'episodio è chiara, non ci sono dubbi, fu un massacro. Una trentina i corpi rinvenuti di adulti e bambini, molti ottimamente conservati, evidenti i segni di morte violenta. Per di più, le mani di alcuni di loro erano legate. Un recente e originale testo, Il paradosso della bontà di Richard Brangham, tenta una spiegazione attraverso la teoria dell'autodomesticazione. Ovvero, gli uomini hanno selezionato la propria natura, tale per cui si è scelto di essere mansueti all'interno della propria comunità, dove il livello di violenza reattiva deve essere minore. La violenza reattiva è quella per l'autodifesa, quella a caldo, mentre la violenza proattiva, quella pianificata o a freddo, è rimasta inalterata. Insomma, dai fatti di Nataruk ad oggi, pochi cambiamenti. Sempre meno violenza all'interno della propria comunità, ma alto livello di intolleranza verso gli altri gruppi. Proviamo adesso ad indagare la natura della violenza che ci spinge a muoverci guerra. È di tipo istintuale, quindi biologico, o di tipo culturale, quindi appreso? Il famoso sociologo Barrington Moore Jr. ritiene la guerra la causa principale delle sofferenze umane. In particolare, però, non crede che la violenza, l'aggressività sia un istinto. La preferisce definire un'attitudine. Infatti, se fosse un istinto, tutte le popolazioni sulla Terra dovrebbero possederla. Ciò però non accade. Tentiamo adesso di verificare se gli umani sono buoni alla nascita. Qui ci soccorrono gli esperimenti portati avanti dall'Infant Cognition Center dell'Università di Yale. Si tratta di studi condotti su bimbi di pochi mesi attraverso il teatro dei burattini. In sostanza, il bambino assiste ad una semplice scena in cui un burattino è talvolta aiutato in una impresa, che consiste nello scalare una montagna, e talaltra ostacolato.
Ebbene, al momento della scelta, i piccoli optano sempre per la marionetta che ha aiutato e lo fanno a discapito pure del proprio tornaconto. La marionetta cattiva, infatti, portava in dote due regali anziché uno come quella buona. Insomma, nasciamo buoni. Ci era arrivato anche il premio Nobel Konrad Lorenz. L'uomo non è affatto cattivo fin dalla nascita, ma semplicemente non è sufficientemente buono per le esigenze di vita sociale moderna. L'etologo Ehrenhaus Abel Eibischfeld, di contro, ha attribuito fondamentale importanza alla natura culturale dell'uomo. La cultura come una sorta di busto ortopedico per raddrizzare gli istinti umani. Tuttavia, nell'ambito della vita sociale moderna, ovvero luogo prettamente conseguenza dello sviluppo culturale, un posto fondamentale è dato dall'etica dell'obbedienza. Si provino a ricordare le monotone risposte «Ho solo eseguito degli ordini» fornite dai vari carnefici nazisti alla domanda «Perché?». Sull'argomento gli esperimenti che hanno fatto scuola sono stati quelli di Stanley Milgram nel 1961 e 10 anni dopo quelli di Philip Zimbardo. Con i test di Milgram veniva verificata la tendenza dell'uomo all'obbedienza anche allorquando provocava dolore ad altri. Nell'esperimento si somministravano delle scosse crescenti ad una vittima ad ogni sbaglio commesso. Ovviamente le scosse erano finte, ma ritenute vere perché chi le propinava le aveva testate su di sé. La vittima era in una stanza, non visibile, dettaglio non secondario, è la vista il senso che ci colpisce di più, e si udivano i suoi lamenti. Incredibilmente, solo 5 persone su 40 si fermarono prima di dare una scossa da 300 volt. Con l'esperimento di Zimbardo, invece, si simulava un carcere. In esso i ruoli di guardie e prigionieri erano assegnati ai volontari che avevano deciso di partecipare. L'esperimento sfuggì di mano. Fu interrotto dopo pochi giorni perché le guardie assunsero atteggiamenti vessatori e sadici. L'obiettivo, in questo caso, era dimostrare come la violenza fosse influenzata proprio dal contesto e dal ruolo rivestiti in un certo ambiente. I risultati furono, in entrambi i casi, scioccanti. Nonostante le critiche mosse alle sperimentazioni circa la loro affidabilità scientifica, esse continuano a rappresentare punti di riferimento ineludibili per chi approccia queste tematiche. Lo si è fatto anche nel tentativo di spiegare le ragioni dell'Olocausto, una violenza senza fondo, un vero e proprio abisso nel quale precipitò l'animo umano. Infiniti gli studi sul tema. Tra i molti si evidenziano Christopher Browning e Zygmunt Bauman. Browning, in Uomini comuni, studia i componenti del battaglione 101 della riserva della polizia tedesca. Con un organico di meno di 500 persone, questa unità fu in grado di uccidere, in circa un anno, quasi 40.000 ebrei. I numeri sono impressionanti, ma ciò che ancor più sconvolge è che i membri di questo reparto non erano fanatici antisemiti nazisti. Erano uomini comuni. Commercianti, operai, impiegati, di età piuttosto avanzata eppure con famiglie a carico. La tesi portata avanti dall'autore è quella della competenza a svolgere un incarico, dell'emulazione e della conformità verso il gruppo che ha la positiva qualità di disporre di quella forza che serve a massacrare degli inermi. Si spinge più a fondo il sociologo Bauman. Anzitutto, la bravura dei nazisti fu quella di eliminare la pietà istintiva. Quindi attraverso l'ordine e l'autorità riuscirono a deresponsabilizzare l'individuo, creandogli una coscienza sostitutiva. Infine, grazie alla burocrazia e al moderno problem solving, resero efficienti al massimo i processi di sterminio industrializzandoli. L'Olocausto per Bauman fu al contempo prodotto e fallimento della modernità. Tesi molto forte che si spera faccia riflettere sul peso della tecnologia, soprattutto oggi. Non da ultimo, sarebbe comodo per tutte le nostre coscienze pensare che ciò che accadde fu opera di uomini con tare mentali, cioè dei sadici patologici. La risposta è nota. Purtroppo no. La stragrande maggioranza era composta da persone che non esiteremmo a definire normali. Proprio per questo motivo, la violenza, come si è qui argomentato, da sempre brutale compagna dell'uomo, ma non nostro gene biologico, va studiata e approfondita.
I recenti massacri in Ucraina sono la testimonianza più diretta di come chiunque posto in determinate condizioni corra il rischio di trasformarsi in un poliziotto del battaglione 101. La storia e la giustizia seguiranno il loro corso, ma la responsabilità è individuale. Alla fine, infatti, ci sarà un uomo possibilmente identificato dietro quel dito che ha premuto quel grilletto. Non ci troveremo mai un ordine o un ideale. Sempre e soltanto un uomo, almeno per il momento. In ogni caso, in questo percorso, bisognerà essere cauti perché, come ricordava Nietzsche, quando guardi a lungo in un abisso, anche l'abisso ti guarda dentro. Per concludere, ritorniamo in Congo, questa volta a nord dell'omonimo fiume. Lì gli scimpanzé continuano a comportarsi come fanno da sempre, soprattutto i maschi. Sono aggressivi, maltrattano e picchiano costantemente anche le femmine della propria comunità. A sud del fiume, fortunatamente per i bonobo, è tutta un'altra storia. Ma laggiù la leadership è femminile. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.